adesso abbiamo la nostra ricercatrice sindaca. La tematica è molto importante, perché se non avessimo suoli sani non avremmo cibo sulle nostre tavole, di fatto. E la vita stessa sulla terra dipende anche dai suoli. E purtroppo si stima che il 70% dei suoli dell'Unione Europea in realtà sono a rischio. Pensiamo che un centimetro quadrato di terreno richiede centinaia di anni anche per formarsi, ma può essere perso in un solo evento, in un'alluvione per esempio, in un evento di erosione. Ma la domanda è: conservazione e valorizzazione della agrobiodiversità, in che modo ricoprono un ruolo nella garantire la sostenibilità dei nostri suoli e dei nostri agrosistemi? Ecco, questo lo chiediamo alla professoressa Tania Gioia, docente di genetica agraria presso la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali. La professoressa Gioia è stata dal 2012 al 2015 ricercatrice in Germania presso l'Institute of Bio and Geosciences, Plant Sciences, e dal 2016 è in Basilicata, è all'Unibas, dove si occupa di biodiversità e risorse genetiche agrarie, dello studio del controllo genetico e molecolare di caratteri di interesse agronomico in leguminose e cereali. Vediamo prima il video di introduzione e poi diamo. Did you know that without healthy soils, there would be no food on your table? That many textiles wouldn't exist? And that there wouldn't even be any wood. If we didn't have healthy soils that filter water, there would be more floods, more droughts, more carbon in the atmosphere. And definitively, less life. In fact, about 25% of European land is affected by water erosion. And the costs associated with soil degradation in the EU may exceed 50 billion euros per year. Without healthy soils, our planet would look very different. We have to make changes. We have to act now. It's our mission to heal the Earth together. Healthy soils, healthy planet, healthy people. Caring for soil is caring about life. Buonasera, buonasera a tutti, sono Tania Gioia, sono una genetista agraria e mi occupo principalmente di biodiversità. Quindi sono da sempre stata affascinata da quella che è la diversità genetica degli organismi viventi che popolano i nostri suoli, i nostri mari, i nostri oceani, il nostro pianeta. Ma che cos'è la biodiversità? La biodiversità è la vita sulla Terra e l'agrobiodiversità è il nostro cibo. La biodiversità è essenziale per la sicurezza alimentare, per la sostenibilità alimentare, per la sostenibilità dei nostri agroecosistemi, dei nostri suoli. E la biodiversità può contribuire a creare un'Europa più verde, un mondo più verde. Jack Harlan, un genetista statunitense degli anni 50, è stato il primo a definire il concetto di agrobiodiversità come risorsa genetica. Harlan dice che questa risorsa genetica può proteggerci da catastrofiche perdite, da catastrofiche crisi. E questa risorsa genetica quindi rappresenta il fondamento biologico della nostra agricoltura, rappresenta la materia prima della nostra agricoltura. Quello che Jack Harlan aveva notato già negli anni 50 è che questa risorsa genetica purtroppo stava subendo una crisi, si stava letteralmente sgretolando. Quindi importante è preservare questa biodiversità.
Ma qual è la prima causa che ha portato quindi alla perdita della biodiversità? La prima causa, la prima fondamentale causa di perdita di biodiversità è dovuta ad un processo che chiamiamo come domesticazione. La domesticazione che ha visto appunto il passaggio delle piante selvatiche a coltivate, piante e animali. Questo processo di domesticazione è un processo che è avvenuto grazie all'intervento dell'uomo circa 10.000 anni fa. E il processo della domesticazione quindi ha portato alla trasformazione dell'uomo da cacciatore e raccoglitore ad agricoltore e allevatore. Quindi di fatto con la domesticazione le piante sono state trasferite dal loro habitat naturale e per poter quindi sopravvivere necessitano dell'intervento delle cure dell'uomo. Quindi una pianta coltivata ha la necessità, quindi dipende totalmente dall'uomo in quelle che sono le funzioni fisiologiche principali, per esempio la riproduzione, la produzione ma anche la nutrizione. Ecco, qua in questa immagine potete vedere quello che è stato l'effetto della domesticazione in alcune culture alimentari, quali per esempio il mais, il pomodoro, il fagiolo. Allora, in questa immagine vedete il progenitore selvatico del mais, che era una pannocchia, aveva una pannocchia di queste dimensioni qua. Al lato invece vedete l'attuale mais coltivato. Quindi il processo della domesticazione ha trasformato il mais, ha portato ad una selezione di pannocchie più grandi, quindi semi più grandi. La stessa cosa con il pomodoro, il progenitore selvatico del pomodoro aveva una bacca con una dimensione grande quanto una ciliegia. Delle 250.000 specie vegetali presenti sul pianeta, l'uomo è riuscito a domesticare e quindi a trasferire nei propri sistemi agricoli circa 1.500 specie. Di queste 1.500 specie, 15 specie soddisfano il 90% del fabbisogno alimentare dell'uomo e il 50% del fabbisogno alimentare dell'uomo è soddisfatto da sole 3 specie, che sono il mais, il frumento e il riso. Quindi vedete come c'è stata una drastica, una riduzione di quella che è la base alimentare, che ha portato quindi ad un restringimento di quelle che sono le specie che vengono utilizzate dall'uomo nel corso di 10.000 anni. Quindi questo ha causato una riduzione appunto di quella che è l'agrobiodiversità. E non solo, altre cause che hanno portato ad una riduzione della biodiversità sono la perdita di aree naturali dovute al disboscamento, alla urbanizzazione, alla civilizzazione, quindi habitat naturali sono scomparsi e con essi quindi anche quella che è l'agrobiodiversità. Non solo. Abbiamo anche nel corso degli anni, soprattutto nello secolo scorso, vi è stata quella che viene definita come rivoluzione verde, che ha portato ad una standardizzazione delle pratiche agricole. Quindi siamo passati a un'agricoltura, diciamo, monoculturale che prevede grandi interventi in input quindi fertilizzanti e meccanizzazione. Inoltre, vi è stata anche una standardizzazione di quelle che sono le produzioni agricole. L'agricoltura in passato veniva fatta da contadini per sopravvivere, era per autoconsumo. Oggi invece l'agricoltura viene fatta per il mercato e le esigenze del mercato sono quelle di avere dei prodotti standardizzati. Quindi si è passata a quella che è l'agricoltura monoculturale e tante varietà tradizionali, varietà antiche, sono state perse, non vengono oggi più coltivate. Che cosa sta facendo la ricerca per contrastare questa perdita di biodiversità che è fondamentale per sostenere i nostri agroecosistemi, per sostenere i nostri suoli? La buona notizia è che nel corso degli anni abbiamo raccolto e conservato materiale genetico. Come? Sotto forma di semi, quindi per le specie vegetali che si producono per seme, abbiamo raccolto e conservato i semi nelle cosiddette banche del seme, banche del germoplasma. Che cosa sono queste banche del germoplasma? Sono delle strutture adibite proprio alla conservazione dei semi.
Qua in questa immagine vedete una banca del germoplasma, che è la banca del germoplasma più grande, la banca mondiale, diciamo, che si trova in Norvegia, nelle isole Svalbard. E questa è la Global Seed Vault, è stata costruita in Norvegia a 1200 km dal Polo Nord. Perché? Perché qui le temperature sono basse e quindi, diciamo, si utilizza una refrigerazione meccanica per mantenere i semi a temperature basse, perché appunto questi semi hanno la necessità di essere conservati a temperature basse, di essere quindi preservati. Questa banca del germoplasma è stata inaugurata nel 2008 e rappresenta, come ho detto prima, la banca mondiale che conserva più di un milione di varietà diverse delle più importanti specie alimentari, delle specie che noi utilizziamo per alimentarci. Questa banca del germoplasma è costruita sotto i ghiacci ad una altezza di 120 metri e è costruita con cemento armato, con le porte in acciaio, proprio per poter contrastare qualsiasi catastrofe naturale o umana, perché appunto al suo interno conserve un patrimonio genetico di un valore inestimabile. Questa è un'immagine di quello che possiamo osservare all'interno di questa banca del germoplasma. La banca è costituita da tre aree di 26 metri in larghezza e 6 metri in altezza, con degli scaffali, e all'interno di questi scaffali, vedete, ci sono dei contenitori. All'interno di questi contenitori sono conservati i semi delle nostre culture, delle culture di cui ci alimentiamo. Ora, importante sì è conservare la biodiversità, ma questa biodiversità deve essere anche utilizzata, bisogna catalogarla, caratterizzarla. Perché? Perché, come dicevano prima anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, stiamo andando incontro ad cambiamenti climatici. E l'agricoltura come può rispondere a questi cambiamenti climatici? Abbiamo la necessità di avere varietà che si adattino a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto. Abbiamo bisogno di varietà resistenti, abbiamo bisogno di varietà che resistono a temperature sempre più alte o che resistono alla siccità. Ecco, è in queste strutture, in queste banche del germoplasma, possiamo andare a ricercare quelle varietà che magari in passato non erano importanti perché magari producevano poco e oggi invece possono essere di interesse per l'agricoltura, perché magari al loro interno hanno proprio quei geni che ci permettono di poter, geni che possono adattarsi appunto a quelli che sono i cambiamenti climatici. E noi come Università della Basilicata che cosa facciamo? Il mio gruppo di genetica agraria della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali studia, caratterizza ormai da anni, raccoglie, caratterizza collezioni soprattutto di leguminose, e noi lavoriamo tanto con il fagiolo. Perché il fagiolo? Ecco, perché la nostra piccola regione, la nostra Basilicata, rappresenta un serbatoio importante di agrobiodiversità, soprattutto in fagiolo. E questo serbatoio di agrobiodiversità è importante sia come appunto risorsa di geni che possono essere utilizzati per il miglioramento genetico, per la costituzione di nuove varietà, ma questa risorsa, questa agrobiodiversità ha anche un valore per esempio per le produzioni tipiche. Sappiamo bene, conosciamo bene il nostro fagiolo di Sarconi con ben 19 ecotipi diversi che viene coltivato nell'areale della Val d'Agri, e il fagiolo bianco di Rotonda, DOP, che viene invece coltivato nel parco del Pollino. Quindi noi da sempre, anche all'Università della Basilicata, abbiamo una piccola banca del germoplasma nella quale conserviamo circa 2000 tipi di fagioli diversi. E questi fagioli vengono caratterizzati, sono stati caratterizzati, li stiamo caratterizzando anche da un punto di vista genetico. Ora, ultimamente stiamo partecipando alle attività di un progetto europeo, un Horizon 2020, che si chiama INCRIS e che ha come obiettivo quello di valorizzare quattro leguminose che sono importanti per la nostra alimentazione, che sono il cece, la lenticchia, il lupino e il fagiolo. E il progetto INCRIS coinvolge 27 partner internazionali provenienti da
14 paesi diversi e tra le diverse attività poste in essere dal progetto stiamo portando avanti un'attività che prevede il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca. Stiamo portando avanti il primo esperimento di cosiddetto City and Science, dove praticamente chiediamo ai cittadini, quindi cittadini normali, di entrare a far parte della nostra ricerca e quindi darci una mano nella ricerca. Chiediamo proprio ai cittadini di vestire i panni di un ricercatore e di fare quello che noi in gergo chiamiamo phenotyping, ossia fenotipizzazione dei materiali. Tramite un'app creata ad hoc è possibile richiedere i semi di 1000 varietà diverse di fagiolo. Abbiamo collezionato 1000 varietà di fagiolo. Tramite l'app i cittadini possono gratuitamente richiedere 10 semi di 5 varietà diverse e noi quello che chiediamo ai cittadini è di poter allevare e coltivare questi semi ovunque abbiano uno spazio, quindi nell'orto di casa piuttosto che nel giardino, ma anche nel vaso sul balcone. Tramite l'app chiediamo poi ai cittadini di rilevare alcuni dati importanti, quali per esempio l'epoca di fioritura, il colore del fiore, l'epoca di maturazione. Tramite l'app il cittadino viene seguito dal nostro team nel rilevare questi caratteri e questi caratteri poi vengono immagazzinati e noi li studiamo. Perché? Perché in questa maniera noi possiamo capire, per esempio, il fagiolo coltivato sul balcone a Milano quando ha prodotto, in quale epoca ha prodotto, rispetto al fagiolo che invece viene coltivato sul balcone a Potenza. E quindi questo ci permette di capire quello che è l'adattamento anche di queste diverse varietà alle diverse condizioni climatiche. E non solo, questo progetto ci permette anche di poter, in un certo senso, diciamo, condividere e distribuire quella che è la biodiversità in fagiolo. Il progetto è al terzo anno. Il primo anno hanno partecipato a questo progetto 2000 cittadini, l'anno scorso 3.000 cittadini e mi auguro quindi che per l'annata prossima vi siano ancora più cittadini. Quindi vi chiedo veramente di prendere il telefono e di scaricare l'app che si chiama Increase CSA e in questa maniera riceverete a casa i nostri fagioli che potrete quindi coltivare con il nostro supporto. Questo per avere un'agricoltura più sostenibile e per avere quindi per diffondere quella che è la biodiversità. Grazie.